Ciao, eccoci qui con un nuovo video. Parleremo oggi della geotermica ad aria, un argomento che è stato molto discusso in un altro video, e ti racconterò la storia di come è nata l'idea di questa geotermica ad aria. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video, clicca sulla campana a fianco. Eccoci come promesso, oggi ti racconto la storia di come è nata la pompa di calore geotermica ad aria. Sembra un nome abusato, ma in realtà non lo è, e ti spiegherò perché. Voglio aprire però una parentesi. In questi giorni sono sconcertato perché mi riferiscono che ci sono dei consulenti che vanno per le famiglie a farsi pagare la consulenza su che pompa di calore installare o su che soluzione adottare per casa loro. Premesso che è giusto farsi pagare la consulenza se un professionista ci mette del tempo e delle energie per trovare una soluzione per casa tua. Questi consulenti ti forniscono semplicemente una relazione e poi danno a te l'onere di trovare l'installatore e non ti garantiscono il risultato che viene scritto su questo pezzo di carta. Ma il problema di queste consulenze a pagamento sono principalmente due. Uno, chi ti fa questa consulenza? Allora, persone che non hanno nessun titolo di studio, ma questo non importa, perché a mio avviso il titolo di studio te lo guadagni sul campo, con l'esperienza. Però non hanno nessun titolo in qualità di certificatori, in qualità di EGE, in qualità di professionisti che lavorano da tanto tempo in un certo settore. Magari si tratta di persone che hanno fatto dei video per lo più parlando dietro una scrivania e quindi nemmeno andando in cantiere, ma se vanno in cantiere prima dell'esecuzione dei lavori e non dopo, per vedere come è stato realizzato il lavoro, ma soprattutto come funziona l'impianto. Persone che fino a qualche anno fa non sapevano nemmeno l'esistenza delle pompe di calore e che nell'ultimo periodo invece sono esperti delle pompe di calore. E quindi non hanno magari lo storico di pompe di calore installate 5 anni fa. Dove, a differenza magari di Sigillo Sicuro, dove se mettiamo assieme tutta la rete di professionisti raggiungiamo le quasi 1000 pompe di calore installate negli ultimi anni. E tutte monitorate online. E poi magari questi consulenti parlano un po' di tutto, parlano della pompa di calore d'inverno, parlano dei condizionatori d'estate, del fotovoltaico, del pellet. Insomma, sono dei tuttologi. Giusto per fare molte visualizzazioni su YouTube. Beh, potrei dirmi, voi che siete specializzati nelle pompe di calore, proponete solo pompe di calore e secondo voi è l'unica alternativa. No, non è così, assolutamente. Per noi è fondamentale la preanalisi per capire e valutare se vale la pena che anche la tua casa sia fornita da una pompa di calore e che diventi 100% elettrica. In diversi casi diciamo anche di no. Tornando invece al secondo problema di questi consulenti, è cosa ti forniscono. Ti forniscono una relazione in cui non c'è nessuna assunzione di responsabilità, perché non saranno magari loro a realizzare l'impianto, e quindi tutto quello che viene scritto in quelle pagine non ha nessun valore. Non è firmato da un professionista, ma soprattutto non si assumeranno la responsabilità dei risultati che ti promettono. Quindi se dopo aver speso decine di migliaia di euro tutto questo non funzionerà, di chi sarà la colpa? Sarà loro che non si sono presi alcuna responsabilità? O sarà colpa dell'installatore? Oppure la colpa sarà tua, che ti sei basato semplicemente su una relazione. Rieccoci. Allora, siamo nell'impianto, è un impianto appena concluso, quindi è ancora aperto, e ho voluto cogliere l'occasione per mostrarti da vicino come funziona. Questa è la macchina esterna della geotermica ad aria. Non è un evaporatore, è semplicemente uno scambiatore di calore che dissipa calore. E perché si chiama geotermica ad aria? Perché effettivamente l'unità interna è una pompa di calore geotermica. Questa macchina qui potrebbe essere installata con un pozzo, potrebbe essere installata con una sonda geotermica verticale oppure con una sonda geotermica orizzontale. In questo caso invece, come puoi vedere, è installata con una batteria esterna. Tutto è nato diversi anni fa, infatti il concetto della pompa di calore subito ti viene in mente la geotermia, no? Infatti pompe di calore geotermiche sono le prime che sono state costruite per sfruttare l'energia elettrica per riscaldare casa. Il vantaggio enorme della pompa di calore geotermica è che non fa sbrinamenti. Infatti non ha un evaporatore alettato che si può ghiacciare, perché con l'umidità che si posa sulle alette crea uno strato di brina e quindi la macchina si ferma per fare sbrinamento. La pompa di calore geotermica ha uno scambiatore a piastre dove da una parte ci passa glicole
e dall'altra ci passa gas refrigerante. In questo modo non si può ghiacciare, se non ovviamente alle bassissime temperature, e la macchina non si ferma mai per sbrinamento. La geotermia però ha anche dei limiti in alcuni casi, come ad esempio il costo di fare i pozzi, le sonde chiuse verticali a 100 metri di profondità, non è detto che tu abbia la falda comoda sotto casa, oppure uno spazio adeguato nel giardino per fare le sonde orizzontali. Ed è per questo che allora è nata l'idea di trovare uno scambiatore di calore al posto delle sonde con cui poter far lavorare questa pompa di calore geotermica. Come puoi vedere, quindi, questa è l'unità interna che va a lavorare come sempre su degli accumuli, un accumulo sanitario e un accumulo tecnico. Poi c'è tutto il resto dell'impianto che mi va a lavorare sull'impianto di distribuzione, e l'unità esterna è semplicemente, come ti dicevo, uno scambiatore di calore. Siamo ancora in fase di cantiere, quindi tutto quello che abbiamo appena visto sarà poi chiuso in un box coibentato per chiudere la centrale termica. Il vantaggio anche di una soluzione del genere è che è multienergia. Infatti a questa unità esterna è possibile collegare anche una piccola sonda geotermica, magari orizzontale. Quindi se a casa hai a disposizione un pezzo di giardino dove vuoi sfruttarlo con una sonda geotermica orizzontale, per quello che può dare, lo puoi collegare in parallelo all'unità esterna ad aria. Ultima cosa, e forse la più importante, tutta l'idea è nata per contesti come questo, cioè per la pianura padana, dove le temperature non sono così fredde come in montagna, però c'è molta umidità. Infatti, essendo una soluzione che prevede pochi sbrinamenti, la soluzione geotermica ad aria multienergia è ideale per le soluzioni dove c'è molta umidità, che potrebbe compromettere il numero di sbrinamenti giornaliero della pompa di calore. Bene, dai, spero di averti chiarito un po' le idee su questa geotermia ad aria, concedimi questo abuso del nome, e con questo ti do appuntamento al mio prossimo video.